Ciao a tutti, benvenuti per i nuovi iscritti, bentornati sul canale delle ricette di Elisir. Oggi facciamo una ricetta, un primo piatto gustosissimo di primavera che mi hanno regalato questi asparagi selvatici bellissimi. Sono proprio molto molto freschi e quindi ho deciso di utilizzarli subito e preparare insieme una ricetta facilissima. Facciamo un primo piatto, quindi una pasta. Io userò delle trofie fresche acquistate e quindi una pasta con asparagi e speck, molto proprio semplice, easy, che si prepara in pochissimo tempo. Allora, prima di iniziare, però, come di consueto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di accendere la campanellina qui sotto e per non perdervi nessuna delle mie ricette e di condividere, di commentare, di fare delle richieste, insomma scrivete tutto qui sotto nel box, tutto ciò che vi viene in mente. Io tanto, ma per quanto possibile, vi rispondo, rispondo a tutti quanti e accetto tutto, insomma, critiche, se c'è qualcosa che magari non vi quadra, qualcosa che volete chiedere. Ricette che volete appunto che io magari insomma, facciamo insieme, scrivetemi tutto qui sotto. Possiamo iniziare, se no, come di consueto, chiacchiero troppo. Allora, ci servirà una padella antiaderente e una bella fetta di speck. Io l'ho fatta tagliare, queste sono circa un etto di speck, tagliato spesso con il suo grasso. Io vi consiglio di lasciarlo il grasso, perché appunto servirà poi per lo dobbiamo insomma andare a passare in padella, quindi questo grassettino non lo buttiamo. Andiamo a tagliare lo speck a quadratini. In questo modo, diciamo, vi faccio vedere inizialmente così e così. Diciamo queste listarelle fatte in questo modo, questa grandezza è più che bene. Accendiamo il fuoco. Dobbiamo far rosolare lo speck, quindi farlo un pochino, far diventare croccante e fargli perdere un po' del suo grasso. Un po' come si fa quando si fa la carbonara. Anzi, io avrei intenzione di fare una rubrica con le ricette romane, che sono romana. E quindi non so se magari vi può interessare, fatemi sapere sotto nei commenti e io mi adopererò a fare delle ricette romane, insomma, quelle della tradizione e principalmente partendo dalle più semplici, quindi per poi per farvi vedere come cucino io, insomma, le ricette tipiche. Ok, questo lo lasciamo intanto rotolare. Ci dedichiamo agli asparagi intanto, dopo averli lavati. Io questi qui sono selvatici, quindi come vedete sono proprio piccini piccini, non c'è tanto bisogno di andarli a pelare più di tanto. Però una cosa importante da fare sicuramente è che in qualsiasi tipo di asparagi chiaramente le punte sono quelle più delicate e sono quelle che non devono essere, diciamo, cotte, vanno aggiunte successivamente. Quindi io le punte faccio in questo modo, le tolgo perché poi le andrò ad aggiungere alla fine, quindi non le vado assolutamente chiaramente a buttare, però le vado ad aggiungere successivamente, altrimenti delle punte non ne rimane più nulla. Invece nel nostro piatto a me piace che anche la puntina si veda, insomma, si veda e che la posso mangiare. Quindi questo bello rosolato lo lasciamo da parte, lo utilizziamo dopo. Allora, quindi qui c'è già un pochino di grassetto dello speck, ci aggiungiamo un pochino di olio e prendiamo uno spicchio d'aglio ed uno scalogno. Scalogno tagliato a pezzettini e andiamo a rosolare in padella. Quindi riaccendiamo a fuoco basso e ci mettiamo anche
i gambi degli asparagi tagliati a pezzettini. Allora, fino a dove vi si tagliano bene, appunto li tagliate, poi arriverà un certo punto del gambo che chiaramente è troppo duro e quindi dovrà essere eliminato. Allora, eccoci qua, ho finito di tagliare i gambi degli asparagi, quindi le puntine sono ancora qui e adesso li andiamo a finire, diciamo a cuocere all'interno della padella dove abbiamo rosolato lo scalogno e l'aglio. Se volete potete anche toglierlo l'aglio, perché ormai si è imbiondito. Io diciamo generalmente lo lascio perché a me piace, però potete tranquillamente toglierlo. Così potete toglierlo senza problemi. Andiamo ad aggiungere gli asparagi. Allora, li facciamo inizialmente intanto un pochino rosolare, in questo modo a fuoco abbastanza vivace, poi li andiamo a mettere un goccino di acqua, un bicchiere scarso, di questi diciamo piccoli, e li andiamo a mescolare. Aggiungeremo dopo il sale, perché prima assaggiamo, che qui vi ricordo che c'è sempre il grasso dello speck, che è sempre molto saporito, quindi andremo ad assaggiare eventualmente dopo quando sono cotti gli asparagi. Andiamo a coprire, abbassiamo il fuoco e gli asparagi dovranno stufare circa una decina di minuti. Nel frattempo io qui tolgo tutto perché metterò la pentola per la pasta. Eccoci qua, gli asparagi sono cotti, adesso assaggiamo un pezzettino. C'è bisogno di metterci un pochino di sale, quindi adesso andiamo ad aggiungere un po' di sale e le puntine, insieme anche ad un altro pochino di acqua. Quindi facciamo finire di stufare le punte, proprio gli ultimi 5 minuti nemmeno, il tempo che rialza un pochettino il bollore. Ci mettiamo anche poco di pepe. Mi scuso per la luce, ma sta passando una nuvola e praticamente non sta coprendo tutta quanta la luce, quindi vedete che piano piano cambia. Spero che riuscite a vedere. Comunque, vi facciamo riprendere il bollore. Io l'ho lasciato volutamente così un pochino grandi, potete anche chiaramente farle un pochino più piccole, ma sono talmente tenere che queste qui fra poco appassiranno e rimarranno veramente poche. Andiamo a chiudere di nuovo con il coperchio. Allora, per quanto riguarda questa pasta fresca, ci sono 5-7 minuti di cottura e io a 5 minuti la toglierò, perché poi chiaramente la andremo a saltare in padella gli ultimi minuti. Qui momentaneamente possiamo spegnere, perché altrimenti cuoce troppo, e ho lasciato un pochino di acqua, anche se poi utilizzeremo anche l'acqua di cottura per amalgamare e mantecare proprio la pasta. Quindi lasciamoci un pochino di acqua. Poi ho preparato come erba fresca, erbettina fresca da decorazione, un po' di mentuccia appunto fresca, e che ci servirà intanto per dare un ulteriore profumo proprio di primavera e poi di guarnizione, insomma, per guarnire il piatto. Quindi se ce l'avete della mentuccia fresca ve la consiglio. Ok, allora andiamo a riaccendere nuovamente, mettiamo il gas piano, iniziamo a scolare la pasta. Quindi manca proprio un minuto. Ok, adesso andiamo a mantecare un pochino, fuoco basso. Creiamo una sorta di cremina, chiaramente per quanto possibile, non essendoci chiaramente né panna né nulla. Andiamo un mestolo, aggiungiamo un pochino di acqua di cottura.
Ok, non fate come me che sto piastrando tutta la cucina. Adesso possiamo spegnere, lasciamo veramente un minutino mantecare in questo modo, aggiungiamo lo speck, che ci è rimasto un pochino di grassetto e quindi ce lo buttiamo giù, foglioline di mentuccia, belle fresche. Un'ultima grattugiata di pepe, ma poco. Ed il piatto è pronto. Ecco qua. Ve lo faccio vedere da vicino. Io faccio, prima di impiattare, faccio la prova assaggio con lo speck direttamente dalla pentola. Non si fa! Vediamo com'è. Faccio vedere. Deliziosa, mi sbrigo prima che si fredda. E io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine della ricetta. Vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, condividere con i vostri amici sui social, fare un bel passaparola che questo piccolo gesto a voi non costa nulla, ma per me è molto molto importante. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Commentate, fatemi le richieste qui sotto nel box e a presto, alla prossima. Vi faccio vedere di nuovo da vicino. Io la vado a mangiare, che sennò si fredda è un peccato. Ciao a tutti, alla prossima!